In questa puntata di Avanti Insieme parleremo di Abruzzo, parleremo delle caratteristiche della nuova legge regionale sulla pesca, ma anche di mare. Lo faremo con un ospite che andremo immediatamente a conoscere. Lorenzo Berardinetti è assessore regionale ai lavori pubblici e ai parchi e riserve della Regione Abruzzo, ma nel corso della legislatura è stato anche presidente della commissione che si occupa delle politiche relative alla pesca. Noi lo incontriamo perché la Regione Abruzzo ha conseguito l'anno scorso un risultato molto importante, per certi aspetti storico, perché la Regione attendeva da 32 anni l'approvazione di una legge regionale sulla pesca, che è arrivata e che è la legge numero 28 del 2017, della quale vorrei che l'assessore ci parlasse un attimo. Come ci si è arrivati, l'obiettivo, lo spirito e quelli che sono un po' i criteri generali che l'hanno animata. Diciamo inizio legislatura ho avuto la delega come presidente della commissione caccia, pesca, attività produttive e turismo di mettere in campo tutta una serie di riforme, fra i quali la riforma sulla legge della pesca che era ferma in Regione Abruzzo da circa 32 anni. Abbiamo concertato con tutte le associazioni di categoria che riguardano la pesca, con tutti gli enti locali, con tutti i soggetti che erano interessati alla revisione totale della legge. Diciamo che abbiamo fatto una buona legge. E non è stata osservata soltanto per un punto dal governo, che adesso abbiamo già risposto alle osservazioni, e dà la possibilità in tutta la regione Abruzzo di poter attivare tutto ciò che riguarda la pesca, dalla pesca sportiva alla pesca normale che viene effettuata su tutto il territorio regionale. Sul lago Discanno abbiamo fatto, soltanto sul lago Discanno abbiamo fatto un'ottima operazione insieme all'associazione sul posto che riguarda la pesca. Abbiamo riportato un regio decreto dello Stato e abbiamo attivato il modo di far sì che il lago di Scanno venga riconosciuto all'interno della legge regionale e può essere gestito direttamente dal Comune di Scanno e il Comune di Villalago in associazione, e penso già abbiano fatto loro il regolamento stesso per quanto riguarda la pesca. Sugli altri tratti di fiume e altri laghi abbiamo dato la possibilità della gestione alle associazioni sportive per quanto riguarda tratti di fiume, che in modo che possono gestire direttamente loro, anche attraverso, essendo ripassata la competenza alla regione, anche attraverso la regione, in modo che abbiamo fatto un tesserino, abbiamo tesserino unico regionale, abbiamo dato la possibilità agli anziani di non pagare più il tesserino, e Fino abbiamo dato a quanti anni? da 70 anni in poi non pagano più il tesserino, abbiamo dato la possibilità a 16 anni di pagare il tesserino in modo di andare a pesca prima. C'è una serie di interventi legislativi che ha riscosso la soddisfazione di tutti gli utenti della pesca, e anche abbiamo messo all'interno di questa pesca il risvolto, per quanto riguarda il risvolto turistico, che sappiamo benissimo che tutte le associazioni a livello nazionale che effettuano della pesca sportiva hanno la possibilità, insieme all'associazione regionale, di poter effettuare delle gare sportive della pesca su tratti di fiume che sono stati loro concessi. Abbiamo attivato adesso, insieme ai dirigenti della Regione Abruzzo, una serie di altri interventi che, recependo la legge regionale, permetterà di dare in gestione a loro altri tratti di fiume che, gestiti bene dalle associazioni, oltre ad avere la stessa pulizia del tratto di fiume che riguarda, anche la possibilità, con il lancio di trote che abbiamo fatto, sì, facciamo salto, insomma, ogni anno, diamo la possibilità Vedo, vedo. nel ripascolamento delle trote, anche di quanto riguarda i pescatori, di avere pesce nuovo a disposizione. Sono stati, certo, vengono rilanciati dei tratti di fiume, le trote, dopo aver fatto l'analisi, aver fatto tutto il contesto che riguarda la messa in sicurezza, lo stesso degli animali che vengono buttati all'interno del fiume. Comunque, la cosa è soddisfacente in quanto tutti i pescatori sono rimasti veramente soddisfatti di questa nuova legge. Adesso il passaggio successivo è il riconoscimento per chi viene da fuori dalla Regione Abruzzo, che ha la licenza di pesca regionale, e abbiamo attivato una serie di confronti che permetterà,
da chi viene da fuori, avendo chiuso i sportelli per quanto riguarda il registro della pesca, del registro per poter andare a pesca, di poter fare con un solo versamento andare a pesca lo stesso, non avendo gli uffici la possibilità di restare aperti i giorni festivi. Sono molti gli spunti che ci dà l'assessore, perché si capisce che all'interno della legge regionale sono contenuti principi importanti che riguardano la gestione delle acque, che riguardano l'importanza in termini di marketing territoriali della pesca come veicolo aggiunto all'economia del territorio, e per quanto riguardano anche un tema che in molte regioni ha aperto delle polemiche. Mi riferisco al ripopolamento in particolare della trota fario, perché ci risulta che qui in Abruzzo non ci sia il problema dell'immissione della trota fario mediterranea, che è considerata in alcune zone pesce alloctono, ma siano stati selezionati capi autoctoni della trota fario che vengono allevati in appositi allevamenti, impianti ittiogenici, e quindi le immissioni vengono fatte con pesce sostanzialmente che viene da un ceppo genetico autoctono, e questo è molto molto importante. È precisamente questo: noi abbiamo il vetoio che si trova all'Aquila, dove viene effettuata la ripopolazione di tutti i tratti fluviali della regione Abruzzo, e non solo della regione Abruzzo. È un allevamento che gestiva prima la provincia dell'Aquila, adesso è tornato in gestione alla regione Abruzzo, avendo le competenze per la gestione per quanto riguarda la pesca. Per l'effetto della legge del Rio. Per l'effetto della legge del Rio. Il vetoio veramente è una cosa bellissima, che dà la possibilità, e verrà aperta da qui a breve su mia proposta anche la visita delle scuole, che vediamo veramente come la trota autoctona regionale della regione Abruzzo dà le uova man mano a varie pezzature, finché viene portata la pezzatura normale che possa essere immessa sui tratti di fiume che riguardano non soltanto la regione Abruzzo, ma anche per esempio la regione Marche e la regione Molise. C'è un punto di riferimento molto importante che prima veniva gestito dalla provincia dell'Aquila, adesso viene gestito direttamente dalla regione Abruzzo. L'assessore ha toccato questo tema della pesca legata al marketing territoriale, e proprio per questo noi gli facciamo una proposta. Questo è esattamente l'obiettivo per il quale è nato la FIOPS, la Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva, ovvero quello di dimostrare che la pesca sportiva può essere non solo un hobby, ma anche un elemento di crescita economica di un territorio. E a tal proposito noi riteniamo che ci sia la possibilità anche di implementare questa collaborazione tra Regione Abruzzo e FIOPS e anche le associazioni nazionali di pesca, perché noi collaboriamo, come sapete, con FIPSAS, CONI, l'ente quindi principale dell'agonismo, l'arcipesca, con tutte le associazioni dei pescatori a livello nazionale. E quindi credo che ci sarebbero proprio le condizioni in Abruzzo per arrivare alla sottoscrizione anche di un protocollo d'intesa per la valorizzazione multidisciplinare della pesca sportiva e ricreativa. Se l'assessore è disponibile, noi ci mettiamo a nostra volta a disposizione, anche perché Abruzzo non è solo montagna, torrenti, laghi e scenari bellissimi, ma anche mare. Ci sono molti porti, piccoli e anche più grandi, e essendo l'assessore, assessore ai lavori pubblici, avendo competenza sei porti, si potrebbe arrivare in Abruzzo anche all'estensione del protocollo sulla regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa in quelle aree. Insomma, assessore, noi siamo a disposizione. Se voi ci state, noi siamo pronti. Sicuramente questa è una proposta molto interessante e sicuramente sarà recepita immediatamente, anche perché, come abbiamo detto prima, dopo l'approvazione, dopo 32 anni della legge, possiamo dar modo a tutti di passare al passaggio successivo, che è questo che hai proposto. Diciamo, la regione Abruzzo è la regione dove scii e vedi il mare. È una regione importante, è una regione che, come detto, non è soltanto aree montane, ma anche costa e porti. Sono porti importanti come Ortona e porti turistici come Pescara, Giulianova e altri porti. Partirà sicuramente già da domani, da lunedì, una collaborazione fra la regione e la vostra associazione, la vostra federazione, in modo da concretizzare quello che ci siamo detti oggi. Secondo me è un modo molto importante per mettere a sistema tutto ciò che riguarda la parte turistica della regione Abruzzo. La parte turistica che riguarda i parchi, le riserve, le montagne interne, ma riguarda anche le zone del mare e le zone della costa, dove
passiamo dal cicloturismo, dalle piste ciclopedonali alle zone marittime, alle zone dei laghi in montagna. Anche in altre leggi, per esempio la legge che ho fatto sullo sport di montagna è un'altra legge che va in parallelo, va in parallelo di fatto a quello che è la legge sulla pesca, la legge sullo sport, che è la legge sui piccoli laghi di montagna, dove può essere la pesca sportiva, come ci può essere la pesca, le gare di canottaggio. Tutta una serie di circostanze che mettono insieme lo sviluppo turistico che io, da sindaco di un piccolo paese, confrontandomi spesso con tutti gli altri amministratori, veramente possiamo concretizzare questo nostro Abruzzo, le nostre bellezze, dai cammini allo sport, al cibo, alla gastronomia. Tutto va nella direzione di poter potenziare veramente questo scenario turistico che riguarda la nostra regione. L'ultima legge che ho fatto è la legge sul ristorante tipico d'Abruzzo. Il ristorante tipico significa mettere sui ristoranti nostri tipici dal prodotto dell'enogastronomia della montagna al prodotto del pesce. Quindi saranno ristoranti che saranno riconosciuti a livello regionale per far sì che il pescato venga riconosciuto come un prodotto tipico, come viene riconosciuto il prodotto tipico delle carni e tutto ciò che riguarda le nostre aree interne. Quindi benvenga la collaborazione, già da domani possiamo fare veramente un punto sulla situazione e passare alla fase successiva che riguarda la collaborazione fattiva con la Federazione e la Regione. Grazie, grazie all'assessore Berardinetti. Quindi il collegamento della FIOPS con le istituzioni regionali prosegue e da oggi ha un interlocutore importantissimo anche con la Regione Abruzzo.